ragazzi, benvenuti in questo nuovo video del vostro FixLuke. Oggi, come da titolo, vedremo come cambiare il connettore di ricarica di un Huawei P20 Lite. In questo caso il dispositivo ci dice la proprietaria che ha problemi sulla ricarica, che il cavo va messo in un certo modo, altrimenti non ricarica. Io l'ho provato, devo dire che non è che è un problema tanto eccessivo. Ci sarà forse qualche micro danno dentro, ma niente di che, perché alla fine si carica. Come vedete, col tester, che se posso vi lascio il link in descrizione, che è molto utile se fate spesso riparazioni, ci dà che, aspettiamo che adesso si sta anche accendendo, ci dà uno 0,25, poi aumenta fino a 1 A, quindi c'è assorbimento, pian piano vedete aumenta. Quindi sì, un problema c'è, ma in parte un po' sarà anche forse un po' il suo cavo e tutto, ma un po' anche il problema del connettore. Quindi lo andiamo a cambiare lo stesso. Allora, il connettore, adesso per non fare pubblicità, l'ho preso da un fornitore su eBay veramente a basso costo, quindi lo cambiamo per sicurezza, per evitare qualsiasi cosa. Non vi faccio vedere il nome tanto, perché non è una pubblicità, però vi lascio il link nella descrizione, però è un prezzo davvero ridicolo. Ovviamente il connettore comprende jack delle cuffie, connettore in questo caso per il passaggio della corrente, l'audio e il connettore di ricarica. Noi lo mettiamo da parte e passiamo a smontare il nostro telefono. Per questo tutorial ci occorreranno diversi arnesi, diciamo così. Il primo che vi consiglio sono le pinzette, che possono servire nella fase di quando entriamo dentro al telefono, poi un cacciavite a stella piccolo, una sesamo, qualcosa molto sottile che non faccia troppi danni, che sia malleabile, e un foglio di plastica come questo, poi optional la colla e la ventosa, che vi serviranno per alzare il telefono rispettivamente, per aggiungere un po' di colla dopo se quella che avete tolto, cioè se aprendo il telefono ne avete tolta un pochino. Tutto qui, iniziamo con la procedura. Passiamo a riscaldare il nostro telefono. Ok, vediamo, altrimenti proviamo da sopra. Di solito c'è sempre un lato che... ah, ecco qua. Okay. Facciamo piano piano per non spaccare il vetro. Ci infiliamo con l'altro strumento, che vi consiglio, l'ho preso da AliExpress, ma dovrò ordinarne parecchi perché questi si sporcano facilmente di colla e non si toglie più, poi si rovinano facilmente. Diciamo, con uno di questi ci fate 1/2 riparazioni, quindi vi consiglio di prenderne molti se fate diverse riparazioni come me. Allora, adesso ci siamo infilati, riscaldiamo un altro po', possiamo anche togliere la ventosa a questo punto. Ok, prendiamo un altro di questi foglietti di plastica. Se ve li trovo e se me lo ricordo vi lascio il link, se li trovo anche di eBay. Dalla Cina li ho presi proprio a un prezzo irrisorio, tipo 1 euro, super lì più o meno. Adesso vediamo anche se da eBay si trova qualcosa a poco. Occhio quando arrivate a questa altezza, da qui in su, perché c'è il connettore dell'impronta digitale, quindi fate attenzione, non entrate troppo in profondità. Ok, sì, era da quest'altro lato, mi stavo confondendo. Come vedete c'è il connettore, quindi non entrate troppo per non tagliare il flat, perché quello di questo è piegato, quindi fate molta attenzione. Allora, la prima cosa da fare è prendere un cacciavite a stella,
Svitare queste bevite per scollegare la batteria. Tenete in ordine le vite, anche se sono abbastanza simili, però meglio prestare attenzione. Allora, adesso vi dico una cosa, scollegate la batteria prima di tutto. Aspettate. Sto solo mettendo i mezzi piedi come sempre. Con l'unghia non si sbaglia mai, ok. Vi stavo dicendo, potete fare una cosa, invece di togliere il flat, questo collegato sulla scheda madre, potete togliere il flat, lasciarlo collegato alla scheda madre, questo pezzettino, non so se si vede, e scollegarlo qui invece. Scollegarlo sulla back cover, in modo tale che quando andate a rimontare avete meno problemi. Adesso è quello che andrò a fare io. Praticamente, scusate, ma sono dal basso quindi non vedo se sto inquadrando bene, ok. Allora dovete fare così, dovete alzare questa parte bianca, non so se non mi metto a fuoco perché, ok, questa parte bianca e tirare piano, se no. Ecco qua, piano piano perché è molto delicato, in modo tale che dopo possiamo richiudere tutti i nostri, usiamo le nostre placchette, possiamo riposizionarle e questo già è collegato, non ci dà problemi. Ok, ho ritrovato la placchetta, era qui a fianco. Allora, una volta arrivati a questo punto, dicevo, prendere il vostro cacciavite, riprendere, cioè, il vostro cacciavite, questa possiamo mettere da parte per il momento. Forse ha preso anche un po' di umidità il telefono perché vi insegno una cosa. Molti telefoni sulla scheda madre, anche questo là, sicuramente hanno una specie di adesivo che quando diventa rosso vuol dire che c'è stata umidità o acqua, infiltrazioni comunque. Questo caso vabbè, sulla back cover sarà stata una cosa est molto esterna, anche perché è costruito abbastanza bene e non si dovrebbe insidiare molta acqua, a meno che proprio non lo immergete questo telefono. Ok, arrivati a questo punto. Bisogna svitare queste viti che ne sono esattamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 viti. Le mettiamo in ordine per questione di sicurezza. Per evitare errori durante la fase di montaggio di nuovo del dispositivo. Ok. Quasi perfetto. 5, 6, 7. Scusate, ma sono un po' scomodo per fare queste video riprese, dovrò vedere in futuro una cosa più comoda perché ogni volta è un casino. Allora, adesso che facciamo? Riscaldiamo per sicurezza questa zona, attenzione alle viti, la riscaldo in questo modo per non spostare tutto. Non esagerate, tanto non serve chissà quale. Questa cosa tanto alla fine non è così incollata, però se non sbaglio qui c'è anche la cassa, quindi adesso vediamo un attimo. Se non erro, bisogna alzare da questa posizione più o meno. Ok, era questo il bisevo bastardo che non si staccava, perfetto. Adesso qui l'ultima cosa sulla quale fare attenzione è questa. Beh, scollichiamo il nostro flat che va con la freccia verso l'alto, quindi così ricordiamoci. E fare solo attenzione a questo antennino che è molto bastardo, ve lo dico, quindi vi consiglio di scollegarlo con estrema cautela. Ok, io l'ho fatto con estrema cattiveria invece e si è scollegato tranquillamente perché spesso se ne viene
diciamo il collegamento, la femmina qui sulla schedina, quella che dobbiamo andare a cambiare in effetti. Ok, se ne è venuto anche abbastanza in fretta, anche perché l'abbiamo riscaldato. E niente, il connettore sembra non avere nessun problema a tutti gli effetti. Comunque ci togliamo il gommino. Ah, però lo vedete, ha preso forse un po' d'umidità o qualcosa. Non lo so, perché c'è una resina un po' rossa. Vabbè. Va bene, noi mettiamo, eccola qua, la guaina qui sul nuovo, in modo tale da evitare infiltrazioni di qualsiasi tipo. Oddio, qui sembra che ci sia stato cambiato come il display, no, forse è proprio così, però sembra un po' arrangiato. Non lo so. Allora, scusate per l'inquadratura, comunque ecco qua, dovete rimettere l'antennino coassiale, il cavo coassiale sul suo connettore un po' scomodo. Ok, perfetto, è andato. Questo è il nuovo, questo è il vecchio, vedete, identico. Adesso dobbiamo verificarne il funzionamento, quindi messo questo mettiamo il cavo, qui ricordo la freccia verso l'alto. Ok, sembrerebbe essere andato. Adesso colleghiamo sulla scheda madre. Prima c'era questo, se non sbaglio. Colleghiamo la batteria. Ok, ci siamo. Adesso utilizziamo il nostro tester. Quindi un infranetto. Aspettiamo un po'. Si, già assorbe molto più in fretta. Un attimo, 38, adesso si starà accendendo forse. 38, 40, è partito subito 40. Eccolo, si sale molto più in fretta. Sì, c'era un piccolo problema sul connettore evidentemente. Vedete, è già arrivato quasi a un ampere. Perfetto, possiamo scollegare e rimontare il tutto. Qui c'è forse qualche incastro, quindi forziamo un pochino, un attimo. Ok, deve stare in piano, quindi cercate di metterlo da un lato poi da un altro fino a quando non va in piano. Perfetto, adesso rimettiamo le viti nell'ordine in cui erano precedentemente. Ok, una vite è andata. Avvitiamo un po' di X anche. Ah, X è una parola, perché no, non è che ne sono quattro, però ok, giusto per reggere anche questo lato. Ok, finiamo di montare tutto. Ok, adesso colleghiamo. Com'era l'ordine? Era così. Prima la batteria, poi il connettore della dock di sotto. Poi possiamo rimontare questo perché il cavo della back cover è già montato. Quindi facciamo così. Ecco qua, qui abbiamo finito. Adesso manca solo di mettere questo, ricollegarlo qui alla back cover. L'unica cosa che vorrei vedere di... non so se... per quanto riguarda il biadesivo adesso valuto, eventualmente scaldo prima bene la back cover, metto giusto un filino di colla di B7000 giusto dove manca, così da però poco a poco se non fa spessore, e poi la blocco con le morsette in modo tale da farla aderire bene. Vediamo solo di rimuovere qualche eccesso qui, sennò poi si gonfia un po' la back cover di dietro, quindi cerchiamo di evitare. Sì, dai, facciamo così. Allora, mettiamo giusto un filo su un po' tutti i bordi di B7000. Un attimo, mi ripeto già. C'è già la colla, bisogna solo riscaldare per farla riattivare.
Va bene, può bastare. Ok. Adesso dobbiamo non so se si vede, riaprire quel famoso connettore bianco che si trova qui, che è piccolissimo. Prendere il connettore e la parte dorata deve guardare noi, insomma, quindi verso l'alto. Cerchiamo di non fare danni. Vediamo. Ok, chiudiamo. Mi accorgerete quando entra, perché ci sono delle alette ai lati del cavo molto piccole che arrivano abbattute, quindi non vanno più. Ok, abbiamo rimesso tutto, allineiamo. Io almeno faccio così, poi vedete voi. Io riscaldo in modo tale che si riattiva un po' la colla. Ok, così si riattiva la colla della backcover, diciamo. Occhio un po' qui. Ok. E mettiamoci le morsettine. Allora, una, due. Diciamo che una cosa fatta proprio a dovere sarebbe stata quella di togliere tutta la colla attorno il vetro, ma dovrebbe bastare anche così. Adesso vediamo un po' come va. Vado a cercare altre morse. Ok ragazzi, abbiamo quasi finito, lasciatelo così adesso per un po' ed è tutto ok. Adesso provo anche ad accenderlo giusto per vedere se va, sì, tutto ok. E lo lascio un altro po' con le presse qui giusto per sicurezza, ma tanto è andato. Anche perché ci aggiungo pure un po' di colla, però riscaldo quella, quindi tutto ok. Allora ragazzi, il tutorial si conclude qui. Se avete dubbi potete scrivere qui nei commenti. E niente, se volete continuare a seguirmi iscrivetevi al canale, lasciate un like se vi è piaciuto il video e ci vediamo alla prossima. Ciao dal vostro FixLuke.